Partiamo dal concetto di apparato locomotore. Che cos'è? È l'apparato che permette il movimento del nostro organismo. Il movimento sia delle singole parti, come per esempio la rotazione della testa, oppure un semplice ciao fatto con una mano, sia dell'intero corpo rispetto all'ambiente che ci circonda, è per esempio nella deambulazione. Ma da che cosa è costituito questo benedetto apparato locomotore? È costituito dalle strutture dell'apparato osteoarticolare quando si parla di ossa e articolazioni. E proverei a mandare già una prima slide per vedere proprio come è conformato il nostro scheletro. E anche dall'apparato muscolare. Quando si parla di muscoli e tendini, i quali interagiscono tra di loro. Nell'apparato locomotore sono presenti quindi organi passivi, che sono quegli organi che entrano in movimento solo se azionati da altri organi. Quindi questo concetto è chiaro. Come abbiamo detto fino ad ora e come vedete in slide, come le ossa e le articolazioni, quindi il nostro apparato scheletrico. Invece gli organi attivi nel nostro caso sono i muscoli, i quali attraverso le loro contrazioni trasmettono il movimento agli organi passivi, quindi le ossa, alle quali sono collegati. Quindi, ricapitolando questo primo aspetto conoscitivo, l'apparato osteoarticolare è costituito dalle ossa che nel loro insieme formano lo scheletro, e lo vedete qui accanto, e dalle articolazioni, che sono i punti in cui le ossa si collegano. L'interazione tra le articolazioni, le ossa e i muscoli consentono il movimento dello scheletro, quindi del nostro corpo, del corpo umano. Essendo parte passiva del movimento, abbiamo detto, lo scheletro, le funzioni dell'apparato osteoarticolare sono sostanzialmente allora funzioni di sostegno, perché in gran parte del corpo le ossa costituiscono proprio, chiamiamola, l'impalcatura portante per gli organi presenti in quella regione anatomica e in tutte le varie regioni del corpo, ma anche di protezione, perché alcune ossa sono proprio conformate per svolgere questo ruolo nei confronti, diciamo, di organi che abbiamo particolarmente delicati, come ad esempio la scatola cranica per proteggere il cervello e, come si dice sempre, la nostra famosa gabbia toracica che protegge la regione cardiaca. Ed anche il compito ha la nostra struttura ossea come riserva minerale, perché l'osso rappresenta una riserva di calcio per l'intero organismo. Fatta questa piccola introduzione, intanto esplorativa e conoscitiva, come sempre, prima di entrare in argomenti, diciamo, approfonditi e tecnici, mi fermo un attimo perché voglio salutarvi. Anche stasera siete veramente tanti e quindi vi do la buonasera a tutti, vi dico ben collegati e ben sintonizzati, collegati a questo nuovo corso. Dall'aprile dell'anno scorso ad oggi siamo arrivati al corso numero 37 e, come vi ripeto sempre, ci tengo,
Tutti gli altri corsi li trovate sia sulla nostra pagina Facebook e anche su YouTube. Sono tutti argomenti trattati appositamente per introdurvi ai nostri corsi. Ecco perché vi suggerisco, ovviamente se ne avete curiosità e anche necessità per il vostro lavoro di tutti i giorni, di andare a vederli anche gli altri, e in più vi suggerisco anche il fatto di vederli perché vi saranno utili proprio per prendere conoscenza sulla materia e per capire meglio poi quello che andremo e verrete a fare nelle aule di tutta Italia. Quindi vogliamo cercare di darvi un ottimo contributo introduttivo alla nostra scuola, per la vostra formazione. Di cosa parliamo stasera? Credo che l'avete capito anche dal titolo del lancio della diretta della settimana scorsa. Parliamo di anatomia articolare, un argomento che di solito non approfondiamo quasi mai nella maniera dovuta, perché ci concentriamo sempre sulla parte muscolare. D'altronde il nostro lavoro lo eseguiamo sui muscoli, e capisco che sia anche la parte che ci incuriosisce di più da studiare, no? Oltremodo è vero anche, per un'altra ragione, mi viene da pensare che la parte dello scheletro, quindi delle ossa, ci viene da associarla a altri tipi di professioni, come per esempio il chiropratico, oppure diventa anche una parte importante del lavoro dell'osteopata. E oserei dire giuste anche queste osservazioni che potete avere. Però è altrettanto vero che sulle ossa i muscoli originano e si inseriscono tramite i tendini. Per questo motivo ritengo che anzi, vorrei considerarla proprio come la base dell'anatomia, dalla quale proprio studiandola, cercando di capire anche la parte scheletrica, riusciamo meglio poi a comprendere come funziona tutta la muscolatura volontaria, perché proprio lì è attaccata, legata, una sua origine, una sua inserzione. Andiamo allora a vedere, aiutandoci anche con delle slide a seguire, come siamo fatti a livello scheletrico. Anche qui piccola premessa: non vedremo tutte le ossa che compongono il corpo umano, lo scheletro, ma solo quella parte, e comunque è una buona parte sostanziosa, ma solo quella parte dove andiamo con più frequenza a lavorare la muscolatura connessa, perché non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo e cosa andiamo a lavorare. Cercando e cercherò di associare nelle varie sezioni scheletriche che andremo a vedere anche le famiglie muscolari, così da capire meglio il binomio scheletro-muscolo. Quindi rendendola, diciamo, anche se l'argomento principale è quello di anatomia articolare, però cerchiamo di renderla un attimino più completa, per renderla probabilmente anche un po' più comprensibile. Allora, iniziamo a mettere la seconda slide, quindi così iniziamo a comprendere intanto che le ossa, in base alla loro come sono conformate, in base alla loro forma, le quali si suddividono in ossa lunghe, ossa brevi e ossa piatte. Nelle ossa lunghe, come potete vedere da questa slide, prevale evidentemente a livello proprio di misura la lunghezza sulla larghezza e sullo spessore. La parte centrale, che la vedete nella sezione sottostante dell'osso, no, pardon, faccio un passo indietro, questo ve lo dico dopo. Allora, se voi vedete com'è strutturato l'osso lungo, nelle sue parti estreme ci sono due configurazioni ben precise che si chiamano epifisi,
e una parte centrale che si chiama diafisi. La diafisi rappresenta la parte, diciamo, predominante dell'osso. Addirittura la sua cavità si chiama canale midollare perché? Perché contiene il midollo osseo prevalentemente di colore giallo. Questa cavità, oltretutto, serve anche a ridurre notevolmente il peso dell'osso stesso, perché strutturalmente la parte delle ossa lunghe che nel movimento funzionano, agiscono proprio come delle leve, ok? Permette, avendo questa cavità, un minor sforzo muscolare per il loro spostamento, proprio perché hanno un peso minore. Le due estremità, vi dicevo prima, con il nome epifisi, poste proprio ai capi della diafisi, hanno questa denominazione qui perché, diciamo, sono la parte prossimale e distale, quindi di collegamento, che poi va con l'altra parte di ossa lunga a formare l'articolazione. Anch'esse al suo interno sono riempite di midollo osseo prevalentemente rosso, che però, soprattutto nell'età avanzata, nell'avanzare degli anni, può essere sostituito da midollo giallo. La differenza di questo colore sta semplicemente quando piano piano diventa giallo, sta nelle maggiori particelle di grasso delle cellule adipose che si vanno a depositare. Vediamo pure l'altra slide, quindi andiamo a vedere la parte delle ossa brevi. Per esempio, per ossa brevi possiamo pensare alle ossa della mano, quindi del carpo, oppure le ossa del piede, il tarso, o come vedete nella slide, le ossa delle vertebre. Tutte queste strutture ossee prevalentemente hanno un compito che fungono da ponte. Strutturalmente si sviluppano quasi in ugual misura nelle tre dimensioni, larghezza, lunghezza, altezza. Le ossa brevi sono composte esternamente da osso compatto, anch'esse, ed internamente da osso spugnoso. Cambia la dimensione, ma prevalentemente, strutturalmente, sono composte grosso modo come le ossa lunghe. Le ossa piatte invece, che riusciamo a vedere tramite l'altra slide, hanno la peculiarità di avere uno spessore minimo ed una superficie particolarmente stesa. Per esempio, come vedete nella foto, la scapola, oppure potremmo pensare alle ossa del cranio e anche alle coste. Questa tipologia di ossa svolge una funzione di tipo protettivo. Sono formate essenzialmente da osso compatto, a seconda di come sono conformate, perché ovviamente non sono tutte uguali, diciamo che nei punti di maggiore spessore è presente anche nelle ossa piatte una piccola porzione di tessuto spugnoso. Queste sono le tre tipologie di ossa sostanzialmente che abbiamo, che compongono la nostra struttura scheletrica. Con l'altra slide andiamo a vedere adesso la parte, diciamo, relativa alle articolazioni, quindi chiamate anche giunture. Cosa sono? Sono i punti di incontro tra due o più ossa. Possono avere la finalità di consentire il movimento fra le ossa stesse, che proprio in quel punto si incontrano, come potete vedere in questa slide, tra l'epifisi distale del femore e l'epifisi prossimale della tibia, che vanno a comporre l'articolazione del ginocchio, mobile chiamata, ok? Oppure, che possiamo vedere anche con l'altra slide, se la si ha anche una funzione contraria, ovvero si crea una sorta di articolazione tra due ossa, ma si va a creare una specie di, come, di saldatura, più o meno immobile tra due o più ossa,
In questo caso, che vedete nella slide, c'è una conformazione che si va a strutturare, a costruire tra la testa acromiale e la epifisi laterale della clavicola, che poi tanto la vedremo dopo meglio in che cosa consiste. A questo proposito, proprio per questo, le articolazioni si distinguono in articolazioni mobili, fisse e semimobili. Un'articolazione mobile, l'abbiamo vista prima, può essere no, anche per esempio l'articolazione del cingolo scapolare, nella connessione tra la testa dell'omero e la cavità glenoidea. Oppure allo stesso modo, quindi con la stessa struttura e con funzione diversa, ma con la stessa struttura del cingolo pelvico nella connessione tra la struttura della testa del femore e la cavità dell'acetabolo. Per un'articolazione invece semimobile possiamo pensare alla colonna vertebrale. Ed infine, per articolazioni fisse, alle ossa del cranio, alle ossa della testa. Proprio dal cranio partiamo per iniziare a identificare a livello di zona un po' tutto quello che è la parte scheletrica. E iniziamo anche ad associarla con la prossima slide, iniziamo anche ad associarla a tutta una parte muscolare che noi trattiamo. Quindi, sulla testa, quello che interessa particolarmente a noi massaggiatori è, diciamo, la parte esterna, quindi le sue pareti esterne, no? Quindi con l'osso frontale, che vedete molto bene sulla parte, diciamo, della faccia, dove c'è l'incavo del naso e degli occhi, quindi quello si chiama osso frontale, parietale temporale sia sul lato destro che sul lato sinistro, e occipitale è la parte retrostante posteriore della nuca. Sappiamo bene che il lavoro di maggiore distensione muscolare lo andiamo proprio a fare in zona occipitale, per tutte quelle che sono le rigidità dovute principalmente alla muscolatura del collo. Mi vengono in mente muscoli come l'elevatore della scapola, la famiglia degli scaleni, lo splenio, il trapezio, ma come vedete proprio dalla figura, ci sono anche altre due strutture più in basso della testa che lavoriamo, che possiamo andare anche a lavorare, che è la parte mandibolare, per esempio, nella distensione del muscolo massetere, ed andiamo a lavorare anche al di sotto tra la zona temporale e occipitale, scusate, parietale e temporale, proprio nella zona del processo mastoideo. Questo spunzoncino osseo proprio nella parte bassa del cranio, dove praticamente si inserisce il muscolo sternocleidomastoideo, e anche quello è un muscolo che andiamo molto spesso a trattare, chiamato in anatomia anche col nome di SCOM. Se qualcuno lo trovasse scritto come SCOM, ricordatevi che è lo sternocleidomastoideo. Con l'altra slide continuiamo a vedere, sempre per la sua parte assile, dello scheletro, e andiamo a vedere la colonna vertebrale, che è la struttura direi più importante del tronco, è costituita da 33-34 vertebre, è suddivisa in rachidi, non so se si riesce a distinguere il colore su questa slide da video, però ecco, vedete, è la parte, diciamo, sinistra della colonna, colonna vertebrale, ci sono vari colori che la identifica e va proprio a suddividere la struttura in rachide, quindi c'è il rachide cervicale, rachide toracico, lombare, sacrale e coccigeo. Con la differenza che per i primi tre tratti, quindi il cervicale, il toracico e il lombare, le vertebre hanno una semimobilità data anche dalla struttura dei dischi intervertebrali che vanno a distanziare le vertebre e gli danno proprio questa semielasticità di movimento.
Mentre gli ultimi due tratti si differenziano perché vedono proprio le vertebre saltate tra di loro. Questo è un tratto osseo che vede connessi i muscoli elevatori della colonna, conosciuti anche come paravertebrali, quindi sapete bene quanto lavoro andiamo a fare in quella zona, eh? Quindi un lavoro importante sia di distensione e spesso per disequilibrio del corpo anche di riequilibrio delle due parti muscolari, lavorando i muscoli dai più esterni ai più interni alla colonna, che mi viene in mente l'issimo del dorso, l'iliocostale fino allo spinale, ed anche i muscoli, diciamo, quelli più profondi che vanno a intrecciarsi più a contatto con la struttura vertebrale, come i multifido, i rotatori brevi e anche i rotatori lunghi, o viceversa. Con l'altra slide andiamo a vedere invece che cosa succede a livello scheletrico sulla parte anteriore, eh? Quindi cambiamo la slide se è possibile e andiamo a vedere la gabbia toracica. È costituita da 12 paia di coste, le quali originano tutte dai processi trasversi delle vertebre e, portandosi sul davanti, si saldano mediante queste strutture cartilaginee che vedete nella slide che cambiano di colore, che si saldano alla struttura sternale, a quest'osso che abbiamo sulla parte centrale del nostro corpo, eccetto le ultime due che rimangono semplicemente fluttuanti. L'azione principale è quella di proteggere e quindi dare protezione agli organi interni. Pensando alla parte muscolare che si può sviluppare intorno alla struttura della gabbia toracica, dove ci sono tantissimi muscoli, ovviamente anche questi non vi parlerò di tutti, ma per esempio pensando alla parte saldata alle coste, all'osso sternale, addirittura fino alla clavicola, mi vengono in mente per esempio, tutti penso al grande e piccolo pettorale, al muscolo grandentato, al retto dell'addome, a tutti i muscoletti intercostali che si dividono in esterni, interni e intimi, i quali, essendo proprio localizzati tra le coste, hanno lo scopo di ridurre o aumentare le dimensioni della gabbia toracica durante la respirazione polmonare. Quindi pensate, muscoli preposti alla respirazione, pensate quanta distensione facciamo su questi muscoletti, per combattere proprio anche il concetto dello stress. Andiamo alla prossima slide, dove parliamo del cingolo scapolare. Che fa sto cingolo scapolare? Intanto è la struttura che collega gli arti superiori alla gabbia toracica. Rappresenta, diciamo, lo scheletro della spalla, formato da due ossa, in particolar modo, uno posteriore nella scapola e uno anteriore nella clavicola. La scapola, l'avete vista anche quando vi ho fatto l'esempio delle famose ossa piatte, un osso piatto, presenta due facce, una anteriore, che è quella che vedete quando guardate direttamente la persona, ed una posteriore, è divisa da una cresta ossea chiamata spina della scapola, che crea due incavature chiamate fossa sovraspinosa e fossa sottospinosa. La spina termina nella sua estremità laterale, con una grossa sporgenza chiamata acromio, il quale, sempre con una sporgenza articolare, accoglie proprio esattamente l'epifisi laterale della clavicola e va a creare questa struttura collegata. Questo capolavoro di ingegneria nel cingolo scapolare ha tanti muscoli, eh?
E qui posso menzionarvi per esempio il sovraspinato, il sottospinato, il sottoscapolare, il piccolo e grande rotondo fino al deltoide. Tutti muscoli che se contratti o in deficit, chiamiamoli così, possono portare anche importanti limitazioni alla spalla. Proseguiamo con la prossima slide e andiamo a vedere l'arto superiore, che è costituito dal braccio con l'osso lungo dell'omero, il quale, anche qui vedete, è un po' tipo la conformazione del femore che vedremo dopo come concetto strutturale, il quale quindi nella sua epifisi, no? Abbiamo detto l'epifisi sono le due estremità dell'osso, quindi nella sua epifisi prossimale si inserisce con la testa nella cavità glenoidea, che è quel piccolo cratere situato nella parte esterna della scapola. E con l'epifisi distale, quindi vedendola nel disegno, quella in basso, va a creare l'articolazione con l'avambraccio, esattamente con l'osso dell'ulna, tramite una struttura che si chiama olecrano ulnare. Poi tutte queste cose le vedremo bene e in maniera molto specifica quando faremo in aula, in questo caso, il corso di anatomia. In questo atto anatomico abbiamo tutti i muscoli della famiglia dei brachiali. E quindi pensiamo al bicipite brachiale situato nella parte anteriore del braccio, il tricipite brachiale connesso alla parte posteriore del braccio, il brachiale anch'esso anteriore ma al di sotto del bicipite. E anche nella parte laterale interna troviamo il coraco brachiale. Nella prossima slide andiamo a vedere la parte distale dell'arto superiore, cioè la parte dell'avambraccio. L'avambraccio è costituito da due ossa, l'ulna e il radio. L'ulna rappresenta, abbiamo detto prima, la superficie articolare che accoglie proprio la troclea dell'omero, e quindi va a fare gioco con l'olecrano proprio con questa struttura articolare. Mentre il radio ha la sua parte più voluminosa nella parte distale. Infatti, con la sua faccia articolare, serve per creare l'articolazione con le ossa della mano. Qui siamo nell'avambraccio, il muscolo, diciamo, che andiamo a distendere maggiormente è il famoso brachio radiale. Siccome ha una origine sull'epicondilo laterale dell'omero, proprio per questo effetto è quel famoso muscoletto dell'epicondilite, il famoso che conosciamo, diciamo, ignorantemente dal famoso detto del famoso gomito del tennista. Bene. Arto superiore ovviamente finisce infine con la mano, con l'altra slide, e la mano ovviamente ha tutta la parte delle ossa metacarpali a contatto con la testa distale del radio, abbiamo detto, e le ossa terminali con la parte delle falangi. Nella mano muscolarmente siamo in strutture abbastanza piccole, comunque diciamo abbiamo la distensione che possiamo andare a fare a due muscoletti principalmente che si chiamano eminenza tenar dalla parte del pollice, questa parte qua, e l'eminenza ipotenar sulla parte del mignolo, e poi comunque c'è anche tutta una parte, diciamo, centrale di muscoletti interossei palmari che distendiamo quando, diciamo, facciamo semplicemente il passaggio alla mano. Bene. Ci spostiamo adesso, sempre con l'altra slide, all'altro capolavoro di ingegneria, il cingolo pelvico, o detto bacino. È la struttura di collegamento tra il tronco e gli arti inferiori. È composta da tre ossa fuse tra di loro,
ilio, ischio e pube. Ilio è, diciamo, la parte sovrastante, no? Quindi sul margine superiore, chiamato anche cresta iliaca, e termina nella sua parte anteriore con la spina iliaca superiore e inferiore. La parte laterale ha una denominazione chiamata ala dell'osso iliaco e la sua superficie interna è chiamata fossa iliaca. Ischio invece costituisce la parte inferiore posteriore, quindi sulla parte che abbiamo del gluteo, il quale presenta una spina nella sua struttura chiamata spina ischiatica, e inferiormente a questa si trova un grande tubercolo chiamato tuberosità ischiatica, il cui ramo, quindi la sua struttura, si porta in avanti fino a fondersi con il pube. Questa struttura delimita un foro al di sopra del quale è presente un ampio cratere chiamato acetabolo, all'interno del quale si articola esattamente la testa del femore. Vediamo anche l'altra slide, che vediamo centralmente l'altra parte, che è la parte del pube, che si struttura invece nella parte inferiore anteriore del bacino. Il pube si articola con l'osso controlaterale, quindi con l'altra parte che arriva sempre della struttura pubica, e praticamente si va a congiungere mediante un'articolazione chiamata sinfisi pubica, la quale diciamo consente innanzitutto un modestissimo movimento, però c'è un minimo di movimento, non è una struttura completamente rigida. Perché? Perché in particolar modo entra in azione nel sesso femminile durante il parto, per facilitare l'espulsione del feto. Se penso cosa è collegato a tutta questa struttura interna ed esterna che gli ruota e anche si diciamo inserisce all'interno della struttura del bacino, beh, intanto mi vengono in mente il grande, medio e piccolo gluteo a livello muscolare, tutti i muscoli stabilizzatori del bacino, come il gemello superiore e inferiore, l'otturatore interno ed esterno, il quadrato del femore, fino al piriforme, che trattiamo sempre per la famosa sindrome del piriforme, che è stato anche argomento di corso forse un mesetto fa. Ma anche mi viene in mente un altro muscolo molto grosso che passa internamente, come l'iliopsoas, altro muscolo per la nostra postura e il nostro equilibrio forte e molto importante. Vi dicevamo, dal cingolo pelvico, dal bacino, da questa struttura ci colleghiamo alla parte degli arti inferiori e quindi andiamo a vedere, passando ovviamente alla coscia come tratto anatomico, troviamo l'osso del femore. Questo è l'osso più, oserei dire, voluminoso, il più lungo di tutte le ossa dell'organismo, composto anche lui nella sua epifisi prossimale dalla testa femorale, all'interno di questa dell'acetabolo, strutturato all'interno del bacino, e nella sua epifisi invece distale, che vedete in basso nella parte bassa del disegno, che rappresenta e presenta soprattutto due robuste sporgenze, scusatemi, chiamati condili femorali, che, conformandosi con l'osso tibiale, poi dopo lo vedremo, va proprio a strutturare l'articolazione del ginocchio. Muscolarmente, nel segmento della coscia abbiamo tanti muscoli che andiamo a trattare nel massaggio, a partire dalla famiglia dei muscoli adduttori nella parte interna della coscia, che originano tutto dalla tuberosità pubica, alla parte anteriore del quadricipite,
spostandosi lateralmente con il muscolo della fascia lata fino alla famiglia dei muscoli ischio-crurali nella parte posteriore della coscia. Ischio, perché? Perché originano, abbiamo visto, dalla regione ischiatica, la parte inferiore e posteriore della struttura del bacino. Vediamo allora l'altra slide, che è quella relativa al secondo segmento dell'arto inferiore, quindi lì troviamo tecnicamente, anatomicamente, la gamba, che è formata, sullo stesso concetto dell'avambraccio, è formata da due ossa, la tibia ed il perone, detto, chiamato anche fibula. La tibia è l'osso maggiore della gamba, è l'osso guida, sostiene interamente il peso del corpo. Nella sua epifisi prossimale, anche lì, come nella epifisi distale del femore, sono presenti due condili tibiali, che ovviamente, i quali articolandosi con i condili del femore, anch'essi ovviamente dal basso invece che dall'alto, vanno a creare l'articolazione del ginocchio. Mentre nella sua epifisi distale, quindi anche qui vedete nella sua conformazione in basso, nella parte interna della gamba va a formare il malleolo tibiale. Il perone invece è l'osso laterale alla gamba, è un osso sottile rispetto alla tibia e funziona come un osso stabilizzatore, in sostanza da sostegno alla tibia, ma personalmente non sostiene niente. Infatti, quello che fa strutturalmente per equilibrio nella sua epifisi distale va a formare quella sporgenza che conforma il malleolo laterale. Muscolarmente qua trattiamo sicuramente il muscolo tibiale anteriore, diciamo che corre parallelo all'osso della tibia, che spesso troviamo contratto, ma anche i muscoletti più piccoli laterali, dalla parte ovviamente dell'osso del perone, di tutti i muscoletti peronieri, quindi anche i muscoli del perone si trattano, meno, ma si tratta anche quelli. Posteriormente, invece, oltre ad andare a fare lavori più profondi sul tibiale, abbiamo un muscolo importante da trattare come il tricipite surale, composto dai due gastrocnemi, chiamati anche gemelli, ed il muscolo soleo sottostante ai due gastrocnemi. Il trattamento di questo muscolo non è mai semplice perché le sue fibre sono alquanto spesse e diventa un lavoro più lungo per riportarlo ad una condizione di tonicità rispetto a altre strutture muscolari con fibre meno consistenti, diciamo così, meno spesse. Concludiamo con il piede, quindi passiamo all'ultima slide, anch'esso diviso, diciamo, in tre segmenti ossei, con la parte tarsale che collega mediante i malleoli, le ossa della gamba, la parte centrale delle ossa metatarsali, fino alla terza parte, dove abbiamo le nostre dita, no? La parte delle falangi. Il muscolo più esteso, possiamo dire, anche se trattasi di tutti muscoli abbastanza piccoli, dal pedilio che si trova sul collo del piede, a tutti anche qui i muscoletti interossei lombricali che si trovano tra le strutture metatarsali, abbiamo sotto la pianta, diciamo, infatti si chiama quadrato della pianta, oserei dire il muscolo, diciamo, quello proprio di dimensioni importanti, che ovviamente lo andiamo a distendere semplicemente con delle frizioni sotto la pianta del piede, ovviamente, dove si trova. Bene, spero questa lezione di anatomia articolare legata anche al richiamo muscolare vi sia servita ad aprire i vostri orizzonti sul corpo umano. Come prima lezione introduttiva al mondo dell'anatomia, per quella parte a noi ovviamente indispensabile per poter lavorare al meglio su di un corpo. Poi,
anatomia è di una vastità incredibile. Per gli altri di voi, perché non ci sono ovviamente collegati solo persone che non conoscono niente del mondo dell'anatomia, sia articolare che muscolare, per gli altri di voi può essere stato un semplice ripasso, capite bene, su una materia che se ogni tanto non ripassiamo si rischia di dimenticarla, rischia di essere dimenticata. E questo sapete bene quanto ci serve poi per andare a lavorare tutti i giorni sui corpi, sulla muscolatura. Bene, noi ci vediamo la prossima settimana, mercoledì, grazie Pamela, mercoledì 3 giugno, sempre alle 21:30, dove tratterò un argomento molto delicato e particolare. Vi parlerò di smagliature, un problema che affligge sia le donne che gli uomini. Cercheremo di capire come riconoscere lo stato di degrado e cosa possiamo fare con il massaggio, se possiamo fare. E visto che andiamo incontro, come si dice, alla prova costume, mi sembra un argomento attinente a questo momento. E comunque c'è da parlare. Quindi faccio gli ultimi saluti, vi ringrazio di essere stati partecipi anche a questo corso, vi auguro un buon fine settimana, visto che avremo un ponte lungo per la festività del 2 di giugno, con la speranza poi di poter avere ancora un altro step di libertà in più, di movimento, e quindi di minori disagi per tutti noi anche nel mondo del lavoro. Qualsiasi informazione scrivete sempre in posta privata oppure chiamate sempre il nostro numero verde, che ve lo ricordo, 800 400 450. Io come sempre vi ringrazio tantissimo della vostra partecipazione, mi permetto di dirvi col cuore ciao grande famiglia, ci vediamo presto la prossima settimana e come sempre vi abbraccio tutti, anche se non ci riesco e non ce la faccio, e vi mando un grosso bacio. Ciao a mercoledì. Ciao ciao.